Ecco, allora, questa sera così siamo qui per questo incontro conclusivo di quattro serate organizzate sul tema educare e verbo delicato. E a conclusione di questa serata appunto abbiamo chiesto di essere qui con noi Mauro Scardovelli, che poi adesso arriverà e vi presento, e anche il nostro assessore Montaguti, proprio perché sia un momento di riflessione sul tema dell'educazione, sia rispetto a un approfondimento, ma anche per capire poi in una città che cosa e quali sono le strategie o i cammini futuri rispetto alla scuola e rispetto al che cosa vuol dire educare. Ecco, qui accogliamo Mauro Scardovelli. Ecco, allora, intanto cosa dire di Mauro? Mauro è nato, adesso io mi permetto di fare una presentazione di Mauro, voi non mi vedete, no, sto in piedi. Mauro è nato come musicoterapeuta e poi ha studiato diritto ed è stato professore all'università di diritto. E poi si è laureato in psicologia, è diventato psicologo, psicoterapeuta e oggi spende la sua vita come formatore e ha studiato, poi dopo lo dirà lui, e mi colpiscono tanti aspetti di Mauro, quindi è difficile poterlo sintetizzare, però ha studiato anche economia, approfondita economia, poi dirà lui anche il perché è arrivato e cosa c'entra l'economia con la psicologia, con la musica, con il diritto. Ecco, io così introduco questa sera su questo aspetto proprio del che cosa significa educare oggi. E ti dico questa cosa, Mauro, che mi è capitata poco tempo fa a un incontro, era un incontro dove dovevo presentare la nostra comunità a una trentina di ragazzi. E ho raccontato con molta enfasi tutto quello che Don Oreste ci aveva insegnato, ho raccontato tutta la rimozione delle cause che la comunità fa, la condivisione in tutto il mondo, il modo con cui noi gestiamo il denaro, l'amministrazione comune, e ho raccontato tutta una serie di cose. Man mano che raccontavo, invece di vedere questi 30 giovani che gli brillavano gli occhi, vedevo questi 30 giovani che mi guardavano sempre più stupiti di quello che stavo dicendo. E alla fine la ragazza che ha presentato ha detto: dai, avete delle domande da dire, avete qualcosa da sottolineare? E nessuno aveva niente da dire. Allora dice: dai, vi ha colpito qualcosa? Nessuno diceva niente. Allora io ho detto: posso permettermi di interpretare il pensiero di questi ragazzi? E allora ho detto: probabilmente questi ragazzi non riescono a dire niente perché non hanno le basi per capire quello che gli ho raccontato io, la bellezza che stavo vivendo, quello che stavo raccontando. E probabilmente gli ho detto, probabilmente tutti voi ragazzi siete stati educati secondo un modello dove non era quello dell'amore reciproco, della solidarietà, della cooperazione, e quindi non avete gli elementi dentro di voi per elaborare quello che io vi sto raccontando, per capire la bellezza di quello che vi sto dicendo, no? Allora, questo però mi ha impressionato, perché mi chiedo che cosa vuol dire educare oggi di fronte a un sistema dove noi per primi siamo stati educati in un modo non secondo un cuore aperto, e altrettanto che cosa vuol dire educare oggi dei bambini, dove comunque i sistemi sono sistemi che comunque sempre di più richiedono le valutazioni, richiedono la competitività, richiedono l'arrivare per prima, eccetera, eccetera. Ecco, quindi così, ti diamo la parola per aiutarci prima di tutto a capire noi come siamo educati, noi che cosa siamo oggi, in quale modo guardiamo il mondo oggi. E anche a chiederti che cosa vuol dire educare, perché possiamo anche fare delle regole per una buona scuola, però chi è che deve educare? Poi è la persona, noi diciamo è l'educatore, no? Ecco, che cosa significa questo oggi? C-
C'è uno mica a Mac? Sì. Sì, questo funziona. Meglio questo? Sì, devo uscire. Sì, mi muovo un po', ecco perché. Sì, poi potete togliermi questo cosa? Sì, sì, grazie. Così mi muovo. C'è un po' di fili. Bene. Grazie. Ecco, così, perfetto. Ecco, intanto ringrazio tutti i presenti che siete venuti qua. È un evento politico questo. La politica è la partecipazione, no, di una comunità per elaborare, discutere sul bene comune. Non è stare davanti a una televisione o leggere dei giornali, ciascuno per conto proprio. Ancora peggio è guardare sui telefonini e fare Twitter, quello non è politica. Allora, sono qui per darvi una serie di buone notizie, perché se avessi da darvi delle brutte notizie me ne stavo a casa. Cioè, oggi c'è una depressione in giro fortissima. I giovani hanno un futuro davanti tremendo, tremendo, perché... Come sapete, il lavoro manca sempre di più, c'è una disoccupazione giovanile in incremento. Tocchiamo livelli del 40-50%. Un disastro. Allora, quali sono le buone notizie? Sono tante. Intanto che ci si vede in una sala così è un'ottima notizia. E oggi sono stato a visitare, ma per qualche ora, la comunità, no, fondata da Don Benzi, no? E conoscevo Daniele che è venuto al nostro corso, appena l'ho visto ho capito che c'era qualcosa di diverso dal normale. E infatti ho capito perché, perché dietro c'era quello che oggi è rarissimo, cioè un cuore veramente aperto. Il problema di oggi fondamentalmente, mi cercherò di esprimermi con dei segnetti su una lavagna che è più facile. Ecco. Due forze guidano il mondo. Questa e questa. Questa si chiama anche potere, dominio. C'è l'uomo che domina sull'altro uomo. Cerca di dominare la natura, ridicolo, cerca di dominare la natura. È un uomo che sta male, è malato. Non è solo un uomo prepotente, è un malato. Perché? Perché un uomo sano vive qui, ecco, bene. Vive in tutt'altro modo, cioè vive nella risonanza con ciò che c'è. Qua la risonanza è perduta. Che cos'è la risonanza? È la legge della vita. Io vi sto parlando di, non di teorie strampalate, sto facendo riferimento alla scienza contemporanea, dalla fisica quantistica alle conoscenze della biologia contemporanea, alla medicina contemporanea, quella vera, non questa fisica, questa medicina, questa politica, tutte queste forme di politica in cui domina il potere sono tutte forme malate. Le forme sane, fisiologiche, sono queste, in cui il cuore e l'intelletto lavorano insieme, o se volete, il femminile e il maschile lavorano in consonanza e in complementarità. Ognuno di noi ha dentro un femminile e un maschile. Cos'è il femminile? Lo sappiamo tutti. Dove siamo nati? Nel ventre di nostra madre. Che rapporto c'era nel ventre di nostra madre? Eravamo in competizione con la mamma era in competizione con noi? Ma no. Se noi andiamo a vedere come funziona la simbiosi primaria, è qualcosa di straordinario. La natura prevede delle condizioni per cui questo piccolo essere che
cresce, è in totale risonanza con la madre, che lo accoglie e gli dà tutto quello che gli serve. Questo ci pensa la natura, ok? Questa è la simbiosi primaria. Però una cosa che non molti sanno, ma ormai è un dato scientifico del tutto assodato, noi siamo gli unici esseri viventi che nasciamo prematuri di parecchio, perché di per sé dovremmo nascere a 24 mesi, nasciamo a 9. A 9 non siamo pronti a essere autonomi in fretta, come sono tutti gli altri animaletti. Abbiamo bisogno di che dopo la simbiosi primaria ci sia una simbiosi secondaria. In questo caso è la madre che volontariamente sta vicino al bambino, fornendogli un ambiente che sia, almeno i primi mesi, il più possibile simile a quello che c'era in gravidanza. Quindi la madre non ha bisogno di dare frustrazione al bambino quando è molto piccolo, è proprio il contrario. Questo l'abbiamo scoperto oggi, ma no, l'umanità l'ha sempre saputo. Le società sane mettono al primo posto tutto ciò che riguarda la funzione materna. Tutte le società sane le si vede da come la madre e il bambino vengono messi al centro di tutto. La società ruota intorno a quello, perché in fondo è l'atto creativo più grande che abbiamo. Giusto? Ok, non è tanto un atto biologico, perché quello ce l'abbiamo in comune con gli animali, ma è l'aspetto successivo, quello psicologico. La nascita psichica di un bambino avviene grazie a questa funzione materna che deve saper cogliere le emozioni del bambino. Quindi la madre ha una grande capacità empatica. Cosa vuol dire? Che capisce i bisogni del bambino senza che il bambino gli esprima parole, non lo sa, però la brava madre entra in risonanza e lo capisce. Oggi noi sappiamo come la natura non ci abbandona al no quando nasciamo, nel senso che fin lì è la natura, poi c'è la cultura. No, non è così. Perché la madre, durante la gravidanza, come sapete, ha delle regressioni. È normale che ce le abbia. Delle regressioni psichiche, delle regressioni emotive, per ritornare a rivivere i momenti della sua infanzia. E secondo voi perché serve? A quale utilità? Perché? Qualcuno lo sa? Ecco. Per? Perfetto, proprio così. Perché ritornando alla sua infanzia rivive quei momenti là e quindi è sintonizzata su quel livello. Quindi capisce il suo bambino grazie al fatto che lei ritorna a quelle fasi lì. Capite? Non solo. Ritorna a quelle fasi perché in quel momento lei, proprio perché nella funzione materna ha tutta una serie di ormoni, può, grazie alla comunità che è intorno, parlando delle sue cose, delle sue emozioni, vivendole in una comunità, il tema della comunità, capite, è centrale. All'inizio della nostra vita è centrale. Una buona madre è tale quando ha una buona famiglia, ma la buona famiglia significa anche una buona comunità intorno, perché la famiglia umana mononucleare non c'è mai stata. Sono sempre stati piccoli gruppi, dentro gruppi un po' più grandi, perché qualunque cosa succeda alla madre o al padre, il bambino è di una comunità, quindi tutti i membri di una comunità provvedono, come dicevi tu, no? A curare i bambini. Se una madre è traumatizzata dei problemi, la comunità, grazie alle altre persone, è in grado di funzionare da compensazione. Se la madre è disturbata, qualche altro interverrà e funzionerà da figura di riferimento buona. Questo è normale nelle società sane, questo. Allora, capite bene che questa capacità che ha la madre di entrare in risonanza, noi l'abbiamo percepita all'inizio della nostra vita.
E lì infatti abbiamo percepito quello che è una sorta di paradiso. Tutto quello che volevamo lo ottenevamo in tempo reale. Poi, via via che cresciamo, la madre deve essere in grado di fornirci quelle frustrazioni che sono adeguate alla nostra capacità. Non troppo né troppo poco. Se non ci sono frustrazioni, il bambino continua a vivere una simbiosi e dipende dalla madre. Se le frustrazioni sono troppe, c'è troppo distacco, si sente scacciato dalla madre. Quindi è un equilibrio dinamico molto delicato. Ecco, ora noi nasciamo così, con questa situazione, e il padre cosa fa? Il padre ha una funzione di protezione della madre. Quindi il padre deve garantire quel contesto insieme alla comunità in cui la madre si sente di potersi affidare. Perché è un momento delicatissimo. Ecco, pensate che chi ha fatto questi studi recentemente, gli ultimi studi fatti, ormai sono chiarissimi in questo. Una nostra carissima amica, ormai compagna di lavoro, perché ormai facciamo conferenze insieme sempre, che è la Giuliana Mieli, ha scoperto da filosofa prima, era prima filosofa, e poi da psicoterapeuta, quando ha avuto il primo bimbo, si è resa conto che gli ospedali, dove si aspettava che conoscessero queste cose, le ignorano completamente. Il bambino viene preso dalla madre e portato da un'altra parte, viene separato. Quindi abbiamo una medicina che funziona con questo principio. Non quello della risonanza, ma quello della separazione, che serve a controllare tutte le funzioni, così che il bambino deve... Quindi, ora, molti di noi sanno ormai che il parto migliore non è quello, ma il parto naturale. E quindi sappiamo quante... Ci sono delle storie bellissime di ostetriche, no? Che hanno risolto dei casi difficilissimi di gravidanza, dove per forza la madre avrebbe dovuto attuare un parto cesareo, perché non poteva uscire il bambino, lasciando l'ostetrica brava, una persona in gamba, risonante, parlare con la madre. Cosa succede? Che la madre si sente accolta e dopodiché la gravidanza riprende il suo corso e può partorire tranquillamente. Questi sono casi che avvengono regolarmente quando la madre è assistita ad una figura veramente capace di empatia. Ecco. Allora, io ho parlato dell'inizio della vita. La nostra vita, non saremmo vivi se non ci fosse stata empatia nei nostri confronti. La prova l'abbiamo avuta nella Seconda Guerra Mondiale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale c'erano in Inghilterra orfanotrofi con milioni di ragazzi, bambini, perché la maggioranza dei giovani inglesi erano dovuti andare al fronte. C'erano tantissimi orfani. E si è visto che nonostante l'accudimento corretto, cioè tutte le nurse andavano, cura caregiver, come si chiamano, gli davano da mangiare, gli facevano il latte, tutto. Però ruotavano i turni, perché questo era il loro compito. La maggioranza dei bambini moriva. Non si capiva perché. Poi una volta una caregiver ha violato il protocollo, quello che oggi si chiamerebbe il protocollo, e ha lasciato emergere la sua tensione materna. E sapete cosa ha fatto? Ha cominciato a affezionarsi uno di questi bimbi e a non mollarlo più. Gli stava vicino. Questo bimbo stava morendo, è guarito. E così un altro, e così un altro, finché degli psicologi che erano lì, i cui nomi sono noti a molte persone ormai, Bowlby, Spitz, Winnicott, hanno scoperto quello che oggi è ben noto e raramente insegnato, cioè che la funzione materna è insostituibile. L'amore di una persona che stia davvero vicino al bambino non sono le cure in sé, dargli da mangiare. Ormai abbiamo esperimenti anche sulle scimmie. Se prendete una scimmia, un prototipo di scimmia
fatta di fil di ferro che dà il latte e un'altra fatta di peluche. La scimmietta va a prendere il latte quando ne ha bisogno, ha proprio fame, ma per il resto va dalla peluche, perché il bisogno di attaccamento è fortissimo. La scoperta che si è fatta allora nella psicologia non è ancora entrata nella nostra società. Il bisogno di sicurezza, il bisogno di base sicura per poter essere sani, ci accompagna non solo in quel momento, ma in tutta la vita. Quindi una comunità è sana quando non lascia sole le persone, quindi quando c'è una vera comunità. Allora, la legge della comunità è la legge del dono reciproco. A partire da chi? Dagli ultimi. La comunità si occupa del bene di tutti, e guarda caso, no? Don Oreste cosa diceva? A partire dai più bisognosi. Questo messaggio c'è già nel Vangelo. Non da voi sacrifici, ma misericordia voglio. Misericordia vuol dire il cuore aperto nei confronti dei miseri, cioè degli ultimi, dei più deboli, dei più fragili. Bene, oggi viviamo in un contesto che è guidato da questa forza. La forza dell'economia, della finanza, della politica completamente distorte. Quindi qui ci troviamo di fronte a una patologia. Patologia relazionale, patologia affettiva e quello che non ci deve sorprendere troppo, patologia del pensiero. Quando siamo nelle strutture di potere, il nostro pensiero è patologico. Questo è il problema. Non è sano. È un problema grave il maschilismo, terribile. Perché? Perché nel momento che ci spostiamo nell'asse del dominio, il maschio non è dominio, il maschio è la forza della verità, la forza del cuore, questo è il vero maschio, il maschile, la protezione, il paterno. Il resto è una perversione del maschile. Allora, quando noi abbiamo una società che è pervertita sul patriarcato, sul maschile, quindi viene meno la risonanza, viene meno l'empatia, distruggiamo sistematicamente le comunità. E in primo luogo sapete quale comunità distruggiamo? Quella nostra interna, perché noi siamo una comunità. Noi fisicamente non saremmo vivi un minuto, se non ci fosse dentro una comunità. Se il fegato si mette di traverso rispetto al cuore, quanto viviamo? Ora, capite che la vita, oggi lo sappiamo, è una rete di comunità, dalla prima cellula fino agli organismi più complessi. Questa è la fisiologia, il resto è patologia. Oggi ci troviamo nel regno della patologia. Ecco, il problema è come si fa a educare nel regno della patologia. Se noi educhiamo in qualunque modo con questo tipo di pensiero qua, educhiamo alla patologia. Quindi in una scuola seria la prima cosa che si fa è creare una base sicura per i bambini. Cioè il bambino si deve sentire al sicuro dentro la scuola. E già Platone lo diceva, l'apprendimento segue due strade, l'eros e il gioco. Questo non vale solo per i bambini, vale per i bambini che sono dentro gli adulti, quindi vale anche per gli studenti universitari. Basta entrare oggi in una facoltà di psicologia, di economia, di scienze politiche per capire che lì non si fa niente di buono. Non c'è amore tra professori e studenti, non c'è amore tra gli studenti, non c'è amore tra gli studenti e le materie che insegnano. Ma che è? È una follia. Sappiate che questo è un progetto, non è qualcosa che è avvenuto così. Bisogna conoscere un po' la storia. La storia è semplice, sapete tutti più o meno, no? Che c'è sempre stata una lotta tra i ricchi e i poveri, tra coloro che vogliono dominare e i dominati, tra i pochi e i tanti, c'è sempre stata. Almeno a partire da 5, 8, 10 mila anni fa, da quando si è creata la civiltà
dell'agricola, per cui si sono creati poi gli imperi, le grosse, e quindi la distanza tra esseri umani. Un imperatore considerava i suoi sudditi come delle cimici. Per lui fare la guerra e perdere metà dei suoi è uguale. Se noi studiamo la storia del Medioevo, Carlo Magno andava in guerra e sapeva che in certe battaglie avrebbe perso il 20% della sua truppa. 20%. 20% di morti. Per cosa? Per assalire una roccaforte. Perché? Perché così, era tutto così. Quindi la guerra ci ha accompagnato per tutti questi millenni. La buona notizia qual è? Facciamo un po' di rispecchiamento. C'è qualcuno che... Ah, ecco, perché c'è sempre un filo che fa così, non so. Sì, ecco, c'è sempre. Sì. L'audio è la cosa più difficile del mondo. È rarissimo che l'audio funzioni. Non vorrei mai fare il tecnico del suono, eh. È tremendo, sì, tremendo. Sì, è così. Allora, noi oggi abbiamo una Costituzione che dice con molta chiarezza, dall'articolo 1, l'Italia è una repubblica, non sta dicendo una monarchia, è una dittatura finanziaria, no, sta dicendo è una repubblica, che vuol dire una cosa pubblica, di tutti, democratica, fondata sul lavoro. Allora, perché c'è scritto fondata sul lavoro? Cosa sarebbe l'opposto del lavoro? Quello che c'è oggi, fondata sul capitale. Cioè oggi abbiamo un ottimo Stato, perfetto, ai fini di ampliare i poteri del capitale. Certo, chi è ricco guadagna sempre di più. Mi sono dimenticato di chiedervi se in questa sala c'è qualcuna che ha più di una proprietà superiore ai 6 miliardi di euro. C'è qualcuno? Nemmeno uno. Vabbè, vediamo un attimo. Beh, come reddito, vediamo. Come reddito c'è qualcuno che, insomma, sta al di sopra di 500 milioni all'anno di reddito? Manco questo? Un branco di sfigati. Falliti. Secondo teorie moderne, i veri esseri umani sono quelli ricchi, perché sono i migliori. C'è la lotta della vita, no? Il ricco è colui che è il più bravo. Per cui giustamente ricco, nel 1882, New York, una sala piena di persone, una sala 10 volte questa, piena come un uovo, tutta di ricchi. Arriva Herbert Spencer, come una star, si mette sul palcoscenico e dà la soluzione ai ricchi. Gli dice, fate bene a essere ricchi e state attenti a non dar soldi ai poveri. Toglietevi questo maledetto senso di colpa. Perché molti ricchi si chiedevano, ma insomma, vedendo gli straccioni per la strada, dice, ma no, perché voi siete il futuro dell'umanità. Gli altri sono la feccia, cioè voi siete i produttori, siete gli animali umani giusti, quelli che devono far sì che la specie umana evolva, se no guardate come ci riduciamo, guardateli. C'è un libro, proviamo con questo. Sì, facciamo così. Ricordiamoci che oggi siamo in guerra, il fatto che non ci bombardino è già una enorme fortuna. Tempi, i miei genitori hanno vissuto tempi così, ma erano nei rifugi antiaerei. Adesso tutto sommato siamo in un posto in cui scricchiola un po' il microfono. Fra un po' si fermerà, fra un po' si bloccherà le luci. Beh, niente. Cioè, ricordiamoci che oggi non ci stanno attaccando con le armi, se non quelle della finanza. Ci portano via lo stesso tutto, no? Anzi, ci hanno già portato quasi via tutto. Però, da un certo punto di vista, viviamo ancora una vita comoda. E questo, da un certo punto di vista, è un guaio, perché crediamo
di essere in una situazione buona, mentre è pessima. Stiamo facendo così, stiamo perdendo tutto. Ma io sono qui per darvi buone notizie e non certo per dirvi quello che sapete già dai telegiornali. I telegiornali sono la cronaca nera, sono veramente proprio per far star male le persone. Allora, la nostra Costituzione è chiarissima. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Sul lavoro perché? Perché la maggioranza di gente è come noi, ha bisogno di lavorare per vivere, per guadagnare. Attenzione, che la Costituzione non considera il lavoro quell'attività che devo svolgere per sopravvivere. Non è mica così. La Costituzione considera il lavoro come un dovere spirituale. Nel senso che attraverso il mio lavoro contribuisco al benessere della comunità. Questo è il vero lavoro per i costituenti. Il vero lavoro per i costituenti è quello che consente il pieno sviluppo della persona umana. Quindi, per i costituenti, il vero lavoro è quello che consente alla persona di non avere più paura del futuro, di sapere che c'è uno Stato sociale che qualunque disgrazia lo protegge, di sapere che c'è uno Stato sociale che prevede alla sua vecchiaia, che prevede anche alla possibilità di risparmiare quello che serve per comprare la prima casa, per comprare un piccolo fondo da coltivare. Perché i costituenti erano per la piccola impresa, non per l'impresa gigantesca di oggi. Adam Smith nel 1776 scrive il libro La ricchezza delle nazioni, ma una ventina d'anni prima aveva scritto un libro sui valori umani, proprio era un libro sull'etica, adesso non mi ricordo il nome, fra un attimo arriverà, e questi libri vanno letti insieme. Adam Smith tornasse oggi, vedrebbe la nostra società come un orrore. Lui dice testualmente, attenzione, che il mercato è un distruttore di etica. Altro che è, bisogna stare attenti ai mercati. Hanno un cattivo umore oggi i mercati, dobbiamo conquistare la fiducia dei mercati, no? Sono di cattivo umore, non si fidano di noi. Ecco, ma sapete chi sono i mercati, no? I mercati sono quei luoghi dove ci sono delle persone che hanno nomi e cognomi, che dietro un computer, sorseggiando una bottiglia da 20.000 euro, decidono se mandare a morte 1 milione di egiziani o 1 milione di italiani, perché per loro siamo meno che scarafaggi, perché purtroppo, essendo gente perfettamente malata di mente, non ha nessuna empatia. Nel Wall Street Journal c'è un articolo che è passato inosservato, ma che dovrebbe essere ritagliato e messo davanti a tutte le scuole, che dice, oggi i migliori investitori, i migliori, quelli, cioè i più fighi, quelli che parte dei giovani ammira, chi si iscrive a economia e commercio vuol diventare manager, vuol diventare poi un trader, vuol diventare, ecco. I migliori investitori sono quelli che hanno dei danni cerebrali specifici, i quali rendono la loro capacità empatica zero, molto piccola. Perché soltanto una persona senza empatia, cioè senza umanità, cioè senza maternità e senza paternità, cioè una persona ridotta a una macchina, può compiere crimini di questo tipo rimanendo del tutto tranquillo. Questa è la situazione di oggi. Ecco, quale buona notizia? Bene. Il programma di governo c'è tutto nella Costituzione. Per quale partito votare? Osservate quali partiti vogliono applicare la Costituzione. Se qualcuno vuole applicare la Costituzione vi dirà che vuole la piena occupazione, vuole la sovranità monetaria, vuole la sovranità fiscale, vuole la sovranità economica, vuole quindi ritornare ad avere lo Stato sociale, la piena sanità, la piena scuola e così via. Oggi? Non possiamo farlo. Mancano i soldi, vorremmo aprire un ospedale, mancano i soldi. Sarebbe tanto carino fare questa ricerca, ma mancano i soldi. Ecco, sappiate che chi conosce la moneta, chi ha studiato la moneta, chi è
un economista che ha anche la competenza monetaria, considera chi dice così un imbecille completo, un totale cretino, perché uno Stato non può mancare la moneta. La moneta è semplicemente, come, sarebbe come dire che un ingegnere non può fare un'autostrada perché mancano i chilometri. La moneta è un mezzo di misura. Facciamola così. Tu hai dei maiali, tu hai delle pecore, io ho delle mucche. Io vorrei tanto comprare da te una mucca, ma io ho solo dei maiali, insomma, e quindi non posso. Allora cosa faccio? È un pasticcio. La moneta serve a dire, senti, la mucca vale 10 pezzi, la pecora vale 4, il maiale vale 3 e facciamo presto. Serve a favorire il normale scambio di beni. Basta, ha solo quella funzione. Poi dopo, siccome i banchieri si sono resi conto che attraverso la moneta ci si può arricchire in modo infinito, hanno creato un sistema del tutto nascosto dalla maggioranza delle persone. Almeno 3 presidenti americani sono stati uccisi perché stavano rivelando la truffa delle banche. E altri 7-8 l'hanno dichiarato e sono sopravvissuti per miracolo. Quindi c'è un sistema truffaldino che fa sì che questo sistema bancario nasconda la vera funzione delle banche. Allora, la funzione delle banche praticamente è quella di sfruttare il lavoro degli altri. Avete mai visto le banche che edifici che hanno? Vi siete mai chiesti come fanno a essere così ricchi? Ecco. Ora, attenzione, non tutte le banche, perché le banche che funzionano bene, che fanno davvero credito al lavoro, sono povere, sono in crisi e chiuderanno. Quali banche rimarranno? Quelle grandi, che ormai non sono solo banche, ma sono anche assicurazioni, sono anche fondi di investimento, sono anche fondi pensione e così via. Hanno creato un sistema che è tutta una truffa. La buona notizia qual è? Intanto che oggi in Italia c'è un'università a cui voi tutti potete iscrivervi con un atto un po' difficile, ma potreste riuscirci, che è fornire la vostra email. Ed è finito tutto quello che dovete fare. La tassazione è quella, con un'ultima cosa. Volete fornire l'email, ma anche il fatto che la vostra email verrà conosciuta da altri studenti. Perché se fate parte della stessa università bisognerà poter dire voi vi dobbiamo avvisare e così via. Quindi è una università che si forma online, in cui ci sono tutto quello che dovete sapere per non essere più sudditi ma cittadini. Oggi i cittadini devono avere le idee chiare sulla moneta, la prima cosa. Sull'economia, sulla finanza, sulla politica, e queste cose non servono a nulla se non si ha una conoscenza della filosofia, una visione della psiche, una visione della mistica. Cioè, noi dobbiamo avere una conoscenza che sia a 360 gradi, come è sempre stato. Ecco. In Italia le università, abbiamo avuto università eccellenti nelle primavere della storia, ne cito una sola, l'Università Federiciana, aperta nel 1226. Federico II di Svevia era una persona, un bambino particolarmente dotato per l'apprendimento e si circondò di eccellenti. Praticamente gli fu dato l'impero che aveva 4 anni, poi col tutore che era il Papa, poi insomma, comunque ebbe dei grandissimi insegnanti, a cui Piero delle Vigne. E l'università appunto Federiciana, Napoli, era un'università in cui arrivarono studenti da tutta Europa, e questa università, gli studenti che non avevano soldi, venivano finanziati. Il popolo partenopeo dava le case agli studenti. Gli studenti e i docenti ricercavano insieme. C'era un amore per lo studio, per la ricerca, per la filosofia. Tutti studiavano filosofia, tutti studiavano l'insieme delle discipline. Fu qualcosa di meraviglioso, che si ripeté qualche altra volta. L'ultima fu quella del De Sanctis del 1870, che viene ancora ricordata. Oggi l'università non è più quella lì, è un'università che ha sposato il sistema del potere.
purtroppo. E quindi alcuni docenti universitari sono eccellenti persone, ma sono dentro una macchina che trita tutto, il sistema non funziona. Quindi per questo bisogna per un periodo creare un'università che sia un'università costituzionale, un'università popolare per l'attuazione della Costituzione. Ecco, questa è la buona notizia, che c'è già, che non costa nulla, dove ci sono tutte le lezioni, e il compito vostro sarà di riunirvi in gruppi per studiare in base a un programma fatto in base ai migliori ricercatori che ci sono oggi. Noi stiamo scovando via via i migliori intellettuali, le migliori persone competenti in tutti i settori, quindi dalla filosofia all'economia, alla finanza. Ecco, proprio qui ieri, due giorni fa, sabato, sì, a Bologna si è tenuto un convegno sulla moneta, e in questo convegno si è data la buona notizia che noi, anche in questa situazione terribile, lo Stato italiano può emettere biglietti di Stato sotto forma di crediti fiscali. Da quando? Da subito. C'è nessun problema, anche coi trattati europei. Lo può fare, cioè può emettere soldi per creare posti di lavoro, che per la Costituzione devono essere lavoro socialmente utile. Quindi, se voi siete un imprenditore, un domani, di fronte a un programma di governo così, lo Stato può prendere, dire, tu hai dei debiti, questi debiti sono, è dovuto al fatto che hai lavorato, te li garantiamo noi come Stato. Per cui il denaro va a finire lì dove serve all'economia. Oggi tutto il denaro, ne viene stampato una quantità mostruosa, va a finire tutto nel circuito finanziario. Quindi capite, è vero che la BCE stampa a non finire, ma questi soldi non vanno nelle vostre tasche, non vanno dal lavoro, vanno a finire. Ecco, questa notizia è straordinaria, perché insieme alla possibilità che oggi abbiamo di sollevare questioni di costituzionalità delle leggi liberticide, truffaldine che hanno approvato, con giuristi per la Costituzione, ci sono proprio ormai degli avvocati che fanno questo su tutte le leggi infami che sono state approvate contro il popolo italiano, ecco, messi insieme gli aspetti giuridici, gli aspetti finanziari, gli aspetti filosofici, il popolo italiano può entrare in una fase di rinascimento, un secondo rinascimento, ed è bellissimo, è questo, francamente. Io vado in giro perché sono felice di potervelo dire. Ecco, questo è il primo passaggio. Okay. Bene, prendiamo 2 minuti di silenzio, perché sennò è troppo. Tanto elaborate un po'. Approfittiamo per portare attenzione al nostro respiro, perché si comincia dallo star bene noi, dentro il nostro corpo. Come respirate, come siete seduti. Ecco. Sentite, se foste il direttore d'orchestra della vostra orchestra interiore, che tempo avete adesso? Qual è il tempo vostro? Per esempio, io ho una parte del mio ritmo che è abbastanza così, perché sto parlandovi con... Se vado troppo in questa direzione, non funziona, perdo contatto, ho bisogno di avere un tempo più lento. Oggi abbiamo una tecnologia a disposizione, che è energetica, fisica, emotiva, mentale e spirituale, almeno questi 5 livelli, in cui si può generare uno stato di benessere molto rapidamente. Cioè quello stato che ci deve essere in una relazione vera di amore. Ci sono eccellenti scuole, poche, ma ci sono, dove i bambini si insegnano queste cose qua. Come si fa a trovare la quiete interiore? Questo è il primo passo di educazione, perché se no viviamo nella paura.
Le radici della nostra Costituzione sono lontane. È un testo spirituale, etico, psico-etico-spirituale. Come è la Divina Commedia, come lo sono i Vangeli, come lo sono le grandi tradizioni spirituali dell'umanità. Finalmente l'etica spirituale è entrata in un testo giuridico. L'etica spirituale vuol dire l'etica che promuove questo tipo di civiltà, dove tutti sono al sicuro. E dove si pratica una giustizia che è molto bene definire. La giustizia riparativa. Riparativa significa che se io faccio qualcosa di sbagliato, non è che va bene così. Perché se faccio qualcosa di sbagliato, ti carico un peso. Quindi, se me ne accorgo, se me lo fai accorgere, io lo riparo. Guardate che oggi per me la terapia è una sola cosa, è la giustizia, ma anche quella interna. Cioè per guarire psichicamente non si guarisce se non si fa giustizia. E la giustizia vuol dire che noi dobbiamo stare dalla parte degli ultimi, dei più deboli. La giustizia vuol dire pari dignità di tutti, pari dignità, pari dignità, è scritta all'articolo 3 della Costituzione, primo comma, tutti sono uguali di fronte alla legge, tutti hanno pari dignità sociale, sono uguali di fronte alla legge, tutti. Pari dignità vuol dire che tutti sono degni del rispetto pieno. L'imprenditore, lo spazzino, qualunque lavoro faccia. E dovremmo sapere che i lavori veramente faticosi, cioè li dovremmo un po' ruotare, ecco, che non è mica giusto che uno faccia solo lavori piacevoli. Gandhi, che è considerato un po' il fondatore della non violenza, in realtà il suo sguardo si volgeva molto più indietro. Chi è il fondatore della non violenza in Occidente? Gesù. Gandhi diceva: io sono cristiano prima che induista, perché aveva capito quanto è importante la relazione d'amore. Gandhi era una persona che era violento di natura, era prepotente. Dirò qualcosa che ti interesserà molto dal punto di vista dell'educazione. Una volta, con suo padre, andò in città. Il padre gli aveva chiesto di accompagnarlo perché doveva sbrigare delle faccende e lui non guidava il padre. Il figlio, che aveva 16 anni, aveva la maggiore età, poteva guidare. E dovevano portare anche la macchina dal meccanico. Sto ragazzino giovane ci pensò un attimo, era felicissimo di accompagnare il padre in città, perché dice: avrò 4-5 ore libere e cosa faccio in città quando sono libero? Finalmente me ne vado al cinema a vedere quello che mio padre non mi vuol far vedere. Andiamo a vedere un po' di film western, cose di questo genere, volevo un po' vedere cos'è la vera vita, insomma, no? E così fece, andò al cinema e fu talmente preso da questo film che si dimenticò che passava il tempo e a un certo punto, quando guardò l'ora, era troppo tardi. Quindi corse dal meccanico e ormai era in ritardo per andare a prendere suo padre. Allora prese la macchina e andò a recuperare il padre, però era in ritardo. Si scusò col padre dicendogli: papà, scusa, sai,
ma il meccanico ha fatto, c'è voluto più tempo, ha finito adesso, mi dispiace, ho fatto aspettare, ma non potevo fare diversamente. Il padre aveva telefonato al meccanico e sapeva benissimo che non era così. Bene, sapete come ha reagito? Si è fermato in macchina, è diventato serio, vi ho detto, lasciami scendere qua, tornerò a casa a piedi. Ma perché papà? Perché ho sbagliato, voglio capire che cosa ho sbagliato con te, voglio proprio punirmi per la mia leggerezza. Ma papà, ma no, sono stato io che... No, sono io che ho sbagliato. E la distanza erano 12 chilometri, una strada fangosa, sto ragazzino con la macchina non voleva andare a casa perché voleva stare, fece questi 12 chilometri in 4 ore a passo d'uomo, avendo dentro un tormento pazzesco di senso, perché di colpa nei confronti di un padre che si era mostrato così capace di prendersi tutta la responsabilità perché è più grande. Tornato a casa si rese conto che suo padre era veramente un grand'uomo. E più tardi, riflettendo, disse, se mio padre mi avesse rimproverato, io mi sarei dato ragione e avrei combattuto con lui. Invece mio padre mi ha dato un esempio di cosa vuol dire essere responsabili. Allora il più grande si prende la responsabilità. A questo punto anche il più piccolo se la piglia. E infatti Gandhi da quel momento in poi praticò un'enorme disciplina nei confronti di se stesso, perché aveva capito l'importanza di questa lezione. Allora, capite bene che molte volte i genitori rimproverano i figli per cose che i figli non c'entrano. Sapete che ormai è noto che i figli mettono in scena i conflitti non risolti dei genitori. È una messa in scena. Quindi, attenzione, guardiamo i nostri figli e capiamo che cosa abbiamo nascosto a noi stessi. Allora, questa conoscenza ormai ce l'abbiamo da più di 100 anni. Gandhi scrive i suoi capolavori nei primi 10 anni del Novecento. Uno è Hind Swaraj, un altro è Sarvodaya. Hind Swaraj fa capire che la violenza non è degli inglesi. Quando lui dice... Sì, certo, l'India è occupata dagli inglesi e c'è molta violenza in India, ma sentite cosa dice. Se gli inglesi se ne andassero e fossimo noi a governarci, cambierebbe qualcosa? Ma col cavolo, perché anche noi abbiamo dentro la violenza. E finché non cambiamo dentro, fuori la politica rimarrà quella che è. Questo Gandhi l'ha detto nei primi 10 anni del Novecento. Era chiarissimo per Gandhi. Quindi... La trasformazione di una società inizia dalla trasformazione della società interiore, dove tutti siamo violenti. Potremmo dire, in modo per capirci, questo la potremmo chiamare l'anima, cioè ciò che ci dà vita, che è veramente vivo, il cui simbolo è questo, cioè le forze che fanno dentro di noi, che fanno questo gesto. Convergono, diventano solidali, cooperano, da due diventano uno, dal conflitto risolvo il conflitto, no, lo supero, tu vuoi fare una cosa, io ne voglio fare un'altra, io entro nel tuo mondo, tu entri nel mio e capiamo che in realtà il più grosso desiderio che abbiamo è di amarci, non è quello uno di andare al cinema e l'altro andare al mare. Che il vero bisogno fondamentale degli esseri umani non sono i bisogni secondari dovuti a mancanza d'amore, ma il bisogno fondamentale è quello di amore che abbiamo conosciuto, perché siamo nati nell'amore, tutti siamo stati figli e abbiamo ricevuto l'amore della madre e del padre, almeno in parte, se no saremmo morti. Quindi il più grande desiderio umano è l'amore. Poi, non potendolo realizzare perché abbiamo una società tossica, perché ci siamo intossicati dentro,
allora ci sono i bisogni secondari e non finiscono più. Dal telefonino, compulsivo, a tutto quello che c'è di dipendenze televisive, sesso, droga, tutto quello che volete. Allora, nel mondo dei clinici, chi è un clinico non guarda i sintomi scariano, cosa te ne importa? Vai a vedere qual è la causa di tutti i problemi. La causa di tutti i problemi è questa, che siamo passati, abbiamo aggravato la nostra situazione da questa a questa. Oggi siamo sempre più disgregati, le famiglie si distruggono, le coppie si sfasciano, ci vuol tutta che le persone riescano a vivere da sole in un appartamento, sono già troppi. A Genova la città è 10 volte più grande di quando ero piccolo, è più o meno la popolazione la stessa, perché da noi un gruppo di 2 persone è già considerato numerosissimo. Certe persone hanno bisogno di 2 case, perché in una casa ci sta una personalità e nell'altra un altro pezzo. Cioè, siamo fatti a brandelli. Ecco, come è fatto l'essere umano questo? Te lo faccio vedere subito come è fatto. Ecco. È fatto così. Così, così e così. A pezzi. C'è un io che vuole questo, un io che vuole questo, un io che vuole questo. Che si fa? Allora dico una cosa da qua, ti amo. Questo dice di te non me ne frega niente, dice mi stai sulle palle. Dopodiché vale per un po' questo governo di questo io e tutto va bene. A un certo punto subentra questo, finisce tutto. Questo è normale, chi ha studiato l'ABC della psicologia lo sa che si è fatti a pezzetti. Allora, essere frantumati, essere fatti a pezzi, il termine corretto è che noi siamo, guarda, è la corruzione. La corruzione cosa vuol dire? Che quello che era intero è corrotto, è rotto, è spezzato. Questa è una malattia, perché se cade questo fisicamente, noi ci ammaliamo fisicamente. Se ci capita psichicamente, ci ammaliamo, e di solito ci ammaliamo a tutti i livelli, ma ce ne accorgiamo meglio su un livello che sull'altro. Allora, noi viviamo per forza in una società corrotta in cui l'integrità cos'è? È questa. C'è la nostra parte animica collegata al divino, è la spiritualità, la voce interiore che possiamo sentire quando siamo in un momento di grazia, che siamo uniti. Queste sono le parti più piccole che si uniscono. Qui in mezzo c'è un governo, un io governo, che svolge una funzione, che è quella di educare le parti, che è quella di guidarle. Questo vale non solo per una persona, vale per un paese. Qual è l'anima del nostro popolo? La Costituzione. Poi c'è lo Stato apparato, governo e Parlamento. Poi c'è il popolo. Oggi il popolo è tutto scisso, a pezzettini. Le persone sono scisse, guardate il governo come è fatto, guardate le discipline che vengono insegnate all'università, eccole come sono, così, così, così. Persone che sanno tutto sul pollice sinistro delle persone di 74 anni con i capelli rossi. Se gli capita uno di 73 anni pelato, non lo capiscono il pollice sinistro. Se vai da un podologo, come è andata mia mamma, tempi addietro, ha detto, lei si è fatta una frattura, dunque faccia un'analisi, alla fine con 400 euro è riuscita a ottenere la diagnosi. Non si è accorto sto podologo che lei aveva l'osteoporosi, non gli viene in mente, perché è un podologo, cosa c'entra un podologo con l'osteoporosi? Non ce la fa. Allora tu devi andare da uno specialista all'altro. Se ti capita un guaio al piede destro, devi andare a quello destro, se no a quello sinistro, si prude qui. Ma dove è finita la clinica, ragazzi? È perché le discipline, la storia, si studia la storia dei Carolingi dal 1900, no? Su Freud si studia il primo periodo freudiano, cosa Freud ha detto a sua mamma, e si diventa i migliori esperti al mondo su cosa Freud ha detto alla mamma. E non c'è nessuno al mondo, e allora quello lì è un specialista e viene pagato un sacco di soldi. Eccolo, a dire un sacco di cazzate, perché queste sono le verità.
Cioè tutto ciò che non riguarda l'intero. Ma insomma, se uno ti dice, guarda che tu c'hai una pustola su un ginocchio, ma che vuol dire? Ma non ti accorgi che c'è un problema all'intestino? E questi problemi intestino non dipende dalla luna, ma dipende da cosa cacchio mangia? E quello che cacchio mangia non dipende perché c'ha il droghiere fatto così o c'ha, ma perché cosa cacchio c'ha nella testa, che minchia di film vede, come si nutre psichicamente, che persone frequenta, che ambienti, che abitudini ha. Il medico questo non lo fa, quindi non è un medico. Oggi vai da un medico che manco ti conosce. Tu entri, non ti saluta manco perché non c'ha tempo, braccio, sta dietro un computer, viene pagato tanto più quanto più fa in fretta. Cioè, ragazzi, ci siamo ridotti a una medicina che fa pietà, eh? Sapete come la chiamava la medicina Gandhi? Magia nera. Perché una medicina che non si interroga sulle emozioni dei pazienti è folle. E come chiamava la nostra società? Una dismol, la società moderna, la chiama la civiltà moderna, una civiltà triste e malvagia. Triste. Ecco, bene, queste sono le cose che possiamo risolvere. E da una parte dobbiamo sapere che c'è questa robaccia, dall'altra dobbiamo sapere che da domani, se facciamo quel che è il nostro compito è onorare i morti che sono morti per la Costituzione. Sono morte tante persone perché la Costituzione ci potesse essere. E sapete che il popolo italiano, durante la Resistenza, ha sviluppato uno spirito particolare, quello spirito della Resistenza, che è dovuto al fatto che imprenditori, ricchi, poveri, tutti si sono trovati nelle stesse trincee e hanno capito che al di là delle funzioni che svolgevano nella società erano tutti esseri umani e che quindi che l'umanità viene prima di qualunque funzione, di qualunque ruolo. Lì lo spirito della Resistenza era quello di dire mai più una simile infamia. Non ci deve essere mai più nessuna persona sfruttata nel mondo. Questo era il compito, il grande sogno della parte luminosa della Resistenza. Luminosa perché poi c'è l'altra parte, ovviamente. Ecco, noi abbiamo dalla nostra questa Costituzione che ci dice l'arte e la scienza sono libere, libero nell'insegnamento. Quindi tutti questi programmi di oggi che rendono odiosa studiare, insegnare, la maggioranza dei docenti, poveracci, non ne può più di compilare moduli. I medici non ne possono più. Ma sono fatti a caso queste cose? No, miei cari. Noi abbiamo bisogno di distruggere l'etica del lavoro. Dobbiamo fare in modo che i medici odino il loro lavoro. Che gli insegnanti non possano più farcela. Quindi abbiamo queste situazioni. Studiandole tutte insieme, vedendole tutte insieme, la visione diventa chiara, pulita, limpida. Ecco, questo è il compito che avete se volete diventare persone vere. Cioè quello che la nostra Costituzione ci chiede. Ecco, vi ho parlato di educazione in modo un po' più ampio e vi finisco con questo. Moro, Aldo Moro, 7 luglio 1947 fa un ordine del giorno. È questo. In tutte le scuole di tutti gli ordini e gradi, compresa l'università, devono essere insegnati i principi della nostra Costituzione. Cioè solidarietà, pieno sviluppo della persona umana, pari dignità, etica del lavoro, il risparmio in funzione della piccola e media, della piccola industria o della piccola artigianato, insomma tutto quello che fa sì che gli italiani, che si crei una vera democrazia in cui il test, sapete qual è se c'è una vera democrazia, che non può fallire. La forbice ricchi e poveri. Potremmo dire che siamo in democrazia, quindi che il popolo conta se questa forbice fa così, fino a diventare molto vicina. In pratica deve sparire sia il proletariato sia la greve e tutti diventare una cosa intermedia. Questo sarebbe la società in cui possiamo vivere bene, in armonia con la natura, in armonia con noi stessi e con gli altri. E questo è il compito che noi abbiamo di attuare questa Costituzione. Quindi per chi votare? Votare per qualunque partito che abbia questo progetto. Ce l'hanno? No. Quindi dopo il 4 si fa politica vera. La vera politica è quella che fate facendo volontariato, facendo le cose meravigliose che so che fate, mettendoci in più... Ah, ecco.
mettendoci in più questo impegno per qualche mese, per qualche... Se poi qualcuno di voi vuol diventare veramente preparato, allora lì si prende anche la laurea in questa università, ma questa laurea non viene data dai professori, viene data dal basso, viene data perché si studia veramente in università se uno, quando conosce, si mette al servizio di chi non conosce. Il compito degli intellettuali è quello, studiano per cosa? Per far cosa? Per far soldi? Un intellettuale che ha questa fortuna di non dover andare a lavorare in miniera o in banca a truffare gli altri, che è brutto, brutto lavoro, ecco, potrebbe in tutto sommato dedicarsi a quello che è il compito suo principale, che la Costituzione dice, creare bene comune, cioè coscienza collettiva. Quindi il nostro compito è creare questa coscienza attraverso dal basso, con la resistenza che vi ho detto prima, le azioni popolari e tutto quello che ci vuole. Trovate tutto sul sito nostro, se volete vi iscrivete, se no fate quello che vi pare, tanto il sistema va avanti comunque. E vi aggiungo solo, Gramsci diceva tre cose: indignatevi, fate un gran casino, fate quel che cacchio vi pare, ma studiate molto, studiate, 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 per uscire dallo stato di minorità in cui ci troviamo. Ok, vi fermo. Daniel, tu sei partito con le buone notizie, abbiamo bisogno di qualche altra buona notizia. Sicuramente ne hai tante altre da darci, sottolinea, se puoi sottolineare di più questo aspetto, il bene possibile, dai. Ciao, salve a tutti. Posso permettermi di intervenire magari anche in relazione a questa richiesta di buoni propositi, buoni auspici? Io non so chi lo conosce, parlo del circuito Liberex, cioè di una moneta complementare che non so, io chiedo, perché in realtà non conosco in modo così approfondito, quindi sono qui per chiedere, per chi la conosce, se ha idea di come funzioni, se funziona bene, se può essere un primo passo. Quel che so, praticamente è una moneta complementare che non viene in sostituzione della moneta legale, diciamo, e funziona un po' come banca del tempo, no? In Emilia Romagna il circuito si chiama Liberex, è sponsorizzato dalla regione stessa e aiuta le piccole e medie imprese e i liberi professionisti e tutti gli enti del terzo settore come le associazioni, le cooperative, eccetera, a fare scambio di prodotti e servizi gratuitamente, come se ci fosse appunto una fiducia reciproca tra tutte le persone che appartengono a questo circuito. E a quanto pare iscriversi è veramente semplice, penso comunque che ci sia una piccola somma da pagare per rimanere all'interno di questo sistema. Chiedo, può essere un passo, può essere già questo un buon auspicio, insomma, no? C'è una bella frase di Niccolò Tomaseo che dice: l'istruzione riguarda la mente, l'educazione abbraccia tutto l'uomo. Volevo sapere, oggi come oggi, una possibile interazione tra istruzione ed educazione. Anch'io le volevo fare una domanda, volevo chiedere questa cosa qui. Il primo articolo della Costituzione, che lei spesso ha citato, dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Non so, forse si poteva usare qualche altro termine. Cioè, non so, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non so, forse sulla dignità della persona, sulla libertà, sul rispetto, sul lavoro. Ma poi mi aiuti a capire che cosa vuol dire lavoro? Quindi una mamma che sta a casa con i bambini lavora? E un disabile che non può svolgere una funzione lavora? E quindi loro fanno parte della Repubblica se non lavorano? Cioè, mi spiego? Secondo me il termine prima repubblica, cioè il termine lavoro legato al primo articolo, mi sembra troppo. Lei ha detto i bambini devono sentirsi sicuri a scuola. Cos'è secondo lei che rende la scuola sicura per un bambino? Rispondere a questo. Ok. Allora, il tema lavoro è un tema molto, molto sentito oggi. La formulazione costituzionale oggi, per farsi capire, non dovrebbe essere questa: l'Italia Repubblica fondata sul lavoro.
bisognerebbe scriverla in quest'altro modo, ma è questa: l'Italia è una repubblica fondata sul pieno sviluppo della persona, sulla piena dignità e il pieno sviluppo della persona umana. Questo. Poi dovrebbe essere detto che il lavoro, come inteso dai costituenti, è qualcosa che consente alla persona di sviluppare i propri talenti. Quindi è qualcosa a cui uno ha diritto di poter fare, e quindi deve esserci una comunità che gli consente di sviluppare queste sue capacità. Quindi, ecco, quindi poi il lavoro per la Costituzione non è il lavoro come si intende oggi, ve lo avevo già detto, però è un tema che bisognerebbe, a mio avviso, oggi mettere in altri termini per farsi capire, perché nessuno ormai legge la Costituzione, non legge i lavori preparatori e quindi non la capisce. Però la domanda è pertinentissima, quindi direi di sì. Infatti noi oggi potremmo riscrivere la Costituzione, uno, quella che c'è oggi, e allora il primo articolo dovrebbe essere: l'Italia è un'oligarchia finanziaria fondata sullo sfruttamento del lavoro e delle persone. Ok, questo è proprio il primo articolo. Ecco. E quindi, mentre l'articolo che si dovrebbe scrivere oggi, l'Italia è una repubblica fondata sul pieno sviluppo della persona umana, intesa come piena consapevolezza della persona umana, sul pieno sviluppo delle capacità dell'uomo, e queste cose qui. Quindi questo sarebbe la cosa più semplice. Infatti sto scrivendo un articolo proprio su questo tema qui, perché bisogna chiarirlo. Poi, per quanto riguarda la moneta complementare, sì, per chi la conosce sa che è un mezzo ottimo. E dove la si è usata, la moneta complementare ha prodotto risultati sempre buoni. È chiaro che se uno Stato non è in grado di tutelare i cittadini, poi la moneta complementare, è chiaro che le oligarchie finanziarie non stanno a guardare. Ecco, voglio dire, se lo Stato non diventa di nuovo, il popolo non diventa di nuovo sovrano, la moneta complementare è qualcosa che può aiutare temporaneamente, certo, e va usata il più possibile, dà respiro all'economia, certo. Quello di cui parlavo io è qualcosa di un pochino più grande, ma che la moneta complementare si inserisce proprio in questo filone qui. I titoli di Stato sono una moneta parallela che funziona benissimo. Quello che vi ho detto funziona benissimo. Nel nostro sito c'è proprio, in questi giorni pubblicheremo anche l'intero convegno di Bologna, quindi avrete tutte le possibili documentazioni. Poi c'era il tema istruzione, educazione. Allora, l'educazione è cosa ben diversa dall'istruzione. Pensate che mi riferisco a Gandhi, perché ogni tanto è bene uscire dal nostro mondo per osservarsi con occhi diversi. Gandhi considerava la scuola addirittura nociva, quella inglese, perché diceva: vengono istruiti a diventare competitivi, quindi è meglio proprio non avere quell'istruzione lì, perché si diventa peggio, si impara a competere peggio di più. Quindi la vera scuola, il compito dell'educazione è formare la persona umana, come dice la Costituzione, il pieno sviluppo della persona umana. Che vuol dire generare dentro di sé una struttura poi psico-spirituale in cui sappiamo come superare la fatica dei nostri conflitti. Cioè, se siamo in conflitto sappiamo come fare a prenderci cura di noi stessi. Capite? Cioè, amare se stessi vuol dire sapersi prendere cura. Bisogna saper diventare terapeuti di se stessi. Terapia vuol dire prendersi cura. Cioè, se io sto male, devo sapere come faccio. Se poi sto proprio male, chiedo aiuto. E se ho una comunità, la comunità è quella in cui si può chiedere aiuto. Perché a volte è difficile farlo da soli. Perché è come sollevarsi, così mettere una mano su, così, e poi sollevarsi con un piede. Non ci si riesce, perché molti dei nostri problemi derivano da convinzioni che noi non riusciamo a vedere, e quindi è difficile curarci da soli. A volte abbiamo bisogno della correzione fraterna. Quindi l'istruzione invece può essere l'istruzione che c'è oggi: inglese, impresa, informatica, benissimo, perfetto. Ma l'istruzione non porta da nessuna parte l'umanità. Noi possiamo istruirci per diventare più competitivi,
diventiamo delle belve competitive, ma quello non è una bella cosa. Per quanto riguarda cosa ci vuole per essere sicuri a scuola, beh, direi che quello che ci vuole è che ci sia una società che generalmente tende a creare sicurezza, cioè che ci sia comunità. Cioè la scuola deve essere in qualche modo una comunità, comunità di genitori, insegnanti che cooperano all'educazione dei bambini, cooperano, lavorano insieme. Oggi l'emergenza educativa non è certo quella dei giovani, eh? Questo ce lo sogniamo, è quella della generazione che viene prima, perché molti genitori oggi non sono educati a fare genitori, non lo sono proprio. L'emergenza educativa è degli adulti, perché siamo noi adulti che abbiamo consentito questa disgrazia, il passaggio sempre più radicale dalla fisiologia alla patologia. Quindi educare significa educare in primo luogo a pensare. Che vuol dire? Ci saprebbe qualcuno che mi dà una definizione che vuol dire pensare? Soppesare. Per far che? Per mettere le cose al posto giusto, questa è più importante e questa è di meno. Per esempio, se sappiamo pensare, la prima cosa da fare nella vita è alzare il cursore dagli stati egoici, distruttivi, verso gli stati animici. Perché se io mi comporto dal partire dall'ego, cioè dalle mie distruttività e dalle mie ossessioni, faccio solo danni. C'è violenza dentro e violenza fuori. Quindi il pensiero mi porterebbe a dire: aspetta, prima di pensare, prima di agire, porta il cursore qua. Come dire, prima di suonare insieme, prima di suonare, accorda lo strumento. Poi c'era un'altra domanda che non mi ricordo più, vediamo un po'. Base scura, lavoro, l'istruzione, la moneta, no. Poi c'è quella grossa sulle buone notizie. E beh sì, forse stasera sono stato un po' sbilanciato sulle notizie che... sì, avrei dovuto parlare di più di quelle buone. Ve ne dico un po', perché un po' parecchie ve l'ho dette se avete ascoltato. Bisognerebbe vedere se le sapete ripetere. Qualcuno le sa ripetere? Domanda. Una delle cose più importanti nella vita è non credere che siccome dice una cosa l'altro l'abbia capita, scordatevelo, non è così. Fate la prova, tornate a casa, dite qualunque cosa che abbia una certa importanza e poi dite: per favore mi dici cosa ho detto, e poi però smettetevi seduti prima. Perché? Specialmente se una coppia vive da molto tempo insieme, è uno spettacolo. Tutti dovreste fare l'esperienza del terapeuta, è fantastica. Lo dico sempre perché parla la moglie e dice così, 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 di solito un po' incazzata, alla fine il compito di un terapeuta è quello di sincerarsi d'aver capito. E dice: scusi, lei mi ha detto così, così, così e così. E poi così e così. È così? E la donna dice: sì, è così. Con la coda dell'occhio guardate il marito. Sa cosa fa? Cosa? Ci si rivolge all'altro e lei... le cose stanno così per me, lamentele, pretese, accuse, ho queste storie, sempre uguali, sempre una noia a far terapia, è il mestiere più noioso della terra, sempre le stesse quattro cazzate, sempre le stesse cazzate. Siccome non mi so gestire, non riesco ad avere una buona politica interiore, perché vivo scisso, cerco di farmi risolvere i miei problemi infantili dalla moglie che ho scelto infantile apposta per non farmi... subito mettere alla porta, capisci? Scelgo una che è più piccola di me possibilmente, in modo da poter poi fare il bullo. Ma se vado da qualcuno che è minimamente sveglio, mi dice: che cacchio c'hai in quel cervello? Quello ti dice. Però non ci abbiamo, ecco. Allora, ci troviamo e abbiamo tutte e due 30 anni, ma in realtà psichicamente ne abbiamo 2 e mezzo, la parte grande, la parte più piccola meno di 6 mesi. Quando esce quello piccolino di 6 mesi fa solo il broncio, non sa perché, ma quello già di 1 anno e mezzo ha le sue pretese,
dice gne. Ecco, tutti questi giudizi sul partner, e l'altro gne. Allora, siamo arrivati all'uomo, al marito. Mi dica qual è il suo problema secondo lei nella coppia? Perché io, allora scusi, lei mi ha detto questo, e quello dice sì, proprio. Anzi, detto così lo capisco anche meglio. Cioè, lui si conosce da 30 anni e non riesce a spiegarsi. Possibile? Sì, possibile, normale. Mentre dico così, l'altro, sai cosa fa la donna? Dice, ma non capisce. Allora dico, scusate, ma da quanto vi conoscete? 35 anni. Allora il vostro problema è semplicemente di trovarvi un interprete. Purtroppo costano cari e quindi vi conviene fare una psicoterapia. Siccome io non ne ho voglia, perdiamo tempo, non ce l'ho. Perché guardate che non si capiscono le persone. Ormai, la cosa incredibile è che un uomo, dopo che sta 10 anni, 5 anni con una donna, 3 anni con una donna, crede di conoscerla. Ma si può essere più scemi? Hai mai conosciuto una donna in vita tua? Ma non sai manco cos'è, ma non ne hai manco il sospetto. Per un uomo capire una donna è impresa disperata. Non ce l'ha l'intelligenza, non ce la fa. C'ha un cervello che non funziona, non ce la fa, non la capisce. Funziona diverso. Lo sapete o no? Purtroppo vale lo stesso anche per l'altro. Perché l'altro non la capisce. Per cui è un problema tremendo. Ora, se si volessero bene, come se ne voglio dall'inizio, cercherebbero di imparare l'uno dall'altro. No? L'uno comincerebbe, il maschio, a dire, sta qui e cerca, sicuramente è più intelligente di me. Va bene, ho capito. Cerco di imparare, no? Per cui, anziché vivere tutto qui, comincia a vivere anche un po' qui, nel cuore, no? Perché non è una fessa sta qua. Ecco, e imparo. L'altra, che tende a vivere qui e qui un po' meno, perché c'ha meno tempo di fare queste cose, potrebbe sempre sviluppare qualche altra cosa. Insomma, ci si potrebbe aiutare reciprocamente. Allora, la cosa, guardate, senza humor siamo morti. Perché se ci prendiamo seriamente vuol dire che ci identifichiamo nelle nostre miserie. Allora, noi siamo divini. Insomma, Gesù l'ha detto chiaro, siamo fratelli o ci ha detto un'altra cosa. Capito male? Siamo figli dello stesso Dio. Siamo fatti della stessa sostanza e siamo fratelli. E come facciamo a essere così rincoglioniti? Non è possibile. C'è qualcosa che non ha quadrato. Allora è evidente che noi ci identifichiamo in pezzi di noi che sono ridicolmente stupidi. Cioè, guardate, noi usciamo da qualunque patologia solo se smettiamo di essere orgogliosi. Cioè dice, ma io, ma che io? Quell'io che tu difendi è la tua stupidità. Lo vuoi capire o no? Quando finalmente hai capito questo, inizi il cammino. Prima di quel momento combatti. Allora, il lavoro personale è anche bello da fare, se si prende col spirito giusto, uno spirito di gioco, di humor. Guai a prenderlo drammaticamente come facevano i primi psicanalisti, che c'era da impazzire. Quando andavi in psicanalisi una volta, uscivi che eri così, entravi così da giovane e uscivi così da anziano, come, che dicevi, come stai? È così così, certo, non c'hai più la forza di arrabbiarti perché sei talmente rincoglionito, ti sei venduto tutte le case che avevi, sei diventato analista anche tu per recuperare. Ma qua, guardate che eravamo una follia, La psicanalisi di un tempo era una follia, non funzionava proprio. Adesso fortunatamente ci sono terapie che funzionano anche se si fanno bene, ecco, e soprattutto funzioneranno se si crea comunità dove veramente ci si aiuta, perché Gesù non ha creato dei psicoterapeuti, però vi ha detto amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Poi hanno detto anche frasi del tipo, non so, quando tornavano gli apostoli a incontrare Gesù, Gesù li ringraziava per quello che avevano fatto, vi ricordate? E dice, ma noi non abbiamo fatto niente per te oggi. E dice, come non avete? Siete andati a dar da bere gli assetati, siete andati qua. Cosa ci sta dicendo Gesù? Che siamo tutti uno. L'abbiamo capito questo? No. Siamo sempre agli stessi punti? Sì. Ora, non sarà stufo Gesù di vedere sta roba, ma se tornasse giù cosa farebbe? Ve lo siete mai chiesto? Ecco, la capite? Non so cosa direbbe oggi, Ecco, se no farebbe la fine che gli ha fatto fare il grande inquisitore, lo uccide. Va bene, lasciamo perdere l'altra storia. Comunque,
Insomma, chi si dice cristiano, il cristianesimo deve mettere in pratica, se no è una balla, eh? E quando dice è più difficile che un ricco entri nel regno dei cieli che un cammello passi in una cruna d'un ago, ricco che vuol dire? Colui che ha dei vantaggi. Solo la ricchezza è un vantaggio? La conoscenza non lo è? La bellezza esteriore non lo è? La forza esteriore non lo è? Sono tutti vantaggi. Certo, oggi col denaro compri tutto, compri la bellezza, compri persino il rene di un bambino se hai bisogno di fare un trapianto. Lo compri, quindi compri tutto. Bene, allora, credo che la buona notizia è che probabilmente il disagio in cui ci troviamo oggi ci impone, perché questo sta avvenendo, almeno una decina di milioni di italiani, come minimo, sono in ricerca, cioè sono pronti a entrare in un nuovo modo di pensare, a cambiare mentalità. Questa è un'ottima notizia, perché 10 anni fa non era così, 20 anni fa non era così. Adesso questa sofferenza, meno male che c'è, perché è quando c'è la sofferenza che si guarisce. Quando c'è un dolore che non si sa più come fare, a un certo punto si è disposti a fare qualcosa di più. Ecco. Quindi oggi ci sono le condizioni per un lavoro terapeutico delle idee, della collettività. Quindi, tutto sommato, guardatevi i film di Marco Guzzi, lo conoscete? Ok, guardate che carica che ha lui. Lui dice, sono tempi propizi, sono tempi apocalittici di rivelazione, ci si sta rivelando la nostra miseria interiore. Quindi sappiamo che la bellezza del lavoro che noi facciamo, che mi piace tanto, è che per star bene non è che deve cambiare tutto il mondo. Cambiando noi stessi il mondo cambia, perché il mondo lo vediamo in un altro modo, lo vediamo con altri occhi, anziché rabbia, tristezza e paura, l'emozione, le passioni tristi, vivremo nelle passioni allegre, che sono quali? La gioia, la bellezza, l'amore e anche la compassione, cioè quindi il desiderio forte di aiutare. Quindi la sofferenza che viene data non perché c'ho un guaio nel mio cuore, ma perché vedo che c'è tanto dolore in giro. Se sono un medico, voglio darmi da fare per gli altri. Ecco. Quindi è una cosa normale. Ecco, questo, quindi i nostri tempi possono essere i tempi più propizi da vivere che ci siano mai stati in questi ultimi 100 anni. Ecco, questo vi ho dato un po' di buone notizie. Poi le altre le trovate sul mio sito. Io ho fatto tante di quelle robe che stasera non posso riassumere più di tanto, però insomma qualcosina vi ho detto e mi fermerei qua. Così passo la parola al nostro gentilissimo ospite. Caro Mauro, caro Daniele, carissimi, sono un po', come dire, incerto, perché mi rendo conto, dopo questo tuo bellissimo intervento, ho raggiunto questa consapevolezza: non sono sano, sono patologico. E siccome non sono sano e sono patologico, provo a fare anche qualche riflessione e correre quindi questo rischio dopo il tuo intervento. E vorrei cercare in qualche modo di condividere con voi tutti quegli spunti, quelle riflessioni, quelle annotazioni che, dato che non sono sano e sono patologico, ho raccolto durante questo vostro ciclo di incontri, di confronti, di dialoghi verso questa nuova scuola, questa scuola del gratuito, questa scuola del bene comune, questa scuola specchio e laboratorio della società, che era un po' il tema, il titolo delle riflessioni di questa sera. E allora provo a farlo così,
in estrema sintesi, toglimi la parola, come sai, quando c'ho un microfono in mano e dei fogli sotto sono un pericolosissimo sono. E vista allora vado per flash, allora. E poi magari ti lascio gli elaborati, che sono una raccolta poi di tutti gli interventi che ho sentito in queste serate, alle quali non ho partecipato direttamente in alcune, me ne scuso, me ne dispiaccio, perché sono state interessantissime, che ho avuto la fortuna poi di raccogliere attraverso diverse testimonianze o attraverso alcune registrazioni. Partiamo da questa definizione. La scuola, specchio della società. La scuola è il centro della vita sociale, dell'educazione, della formazione, dove si comunicano valori, modelli, conoscenze, dove si passa gran parte del tempo della nostra vita, dove si coltivano amicizie, dove nascono i primi amori, le prime delusioni, le prime sconfitte, le prime rabbie, le prime lotte, e dove si incontrano, si dovrebbero incontrare, maestri, professori, che dovrebbero in qualche modo lasciarti un segno. Ne abbiamo discusso in una magnifica serata, il tema della Magis Ignaziana, che dovrebbe essere veramente la molla dell'educazione, la molla dell'istruzione, lasciare un segno. Tutto però in questi anni è cambiato, il mondo, il sapere, i valori, la conoscenza, la comunicazione, tutto è cambiato, ma la scuola è sempre lì, è al suo posto. È un punto di snodo importante tra la società, la famiglia, le istituzioni. Il problema è che le buone notizie che ci ha dato Mauro sono tutti i giorni dentro la scuola. Qui vedo docenti, dirigenti scolastici, eccetera, tanti genitori, qualche nonno come me. E quindi questi temi li affrontiamo, li dobbiamo affrontare un po' tutti i giorni. E allora, continuando con la metafora dello specchio, da un lato possiamo dire che la scuola è uno specchio concavo della società. Viviamo in un contesto di grande frammentazione, siamo caratterizzati da corti orizzonti, e anche di questo ne abbiamo parlato in particolare con Roberto Mancini, ove le differenze culturali, linguistiche, valoriali fanno un problema, soprattutto dentro le aule delle nostre scuole. La scuola è uno specchio concavo della società perché ci restituisce ingrandite, qualche volta ribaltate, le potenzialità e le virtù insieme alle inefficienze e ai vizi. In questa fase di fragilità dei legami civili e delle comunità primarie che richiamava Mauro, a cominciare dalla famiglia, occorre riguardare, ripensare, riprogettare la scuola come a un grande e indispensabile bene comune. Occorre rigenerare i legami, ritessere quella corda che ci unisce, che ci dovrebbe unire e che lentamente in questi anni, in questi decenni, in questa società che non ci piace e che dobbiamo cambiare e dobbiamo cominciare a dirlo, poi ognuno col suo metodo, con rabbia, evidentemente, in qualche modo ribellandoci, o magari anche in modo più elegante, dipende dai caratteri, dipende dalle nostre emozioni, dipende dalle nostre capacità, dipende dai contesti, evidentemente, riconnettere e ritessere quel filo della fiducia in noi stessi, della fiducia negli altri, della fiducia nel mondo in cui viviamo. E ancora, se questo è vero, se la scuola è uno specchio concavo della società, allora dobbiamo in qualche modo fare di questa nuova scuola, passatemi e andrò per slogan perché non c'è il tempo, ma sarebbero, ti do gli spunti per i titoli del ciclo del prossimo anno, vorrei cominciare a parlare di questa scuola nuova, a intenderla come laboratorio sociale. Te lo lascio sullo sfondo. E secondo me l'ha espresso benissimo poi nel suo intervento Mauro. La seconda metafora, diciamo così, è se da un lato la scuola è uno specchio concavo della nostra società, dall'altra è uno specchio invece convesso. E quindi in questo caso dobbiamo riflettere sul fatto che siamo in un mondo
pieno di odio. Non sto a citare gli ultimi fatti, gli ultimi esempi. Ogni giorno ce n'è uno e ogni giorno noi pensavamo di aver raschiato il fondo, invece ogni giorno è sempre peggio. Episodi di intolleranza, di odio, di criminalità, di femminicidi, di cose assurde. E non è vero che c'erano anche una volta, solo che non c'erano internet e non c'era stampa. No, no, siamo veramente peggiorati in questo. I nostri legami nella nostra cultura occidentale sono evidentemente e di molto peggiorati. E allora ci sarebbe bisogno di una scuola che, oltre a istruire bene nelle singole discipline, che pure ci vogliono, ci mancherebbe altro, insegni invece ad ascoltare le ragioni dell'altro, a parlare insieme, a discutere con criterio, a studiare con cura, a spiegare correttamente, a capire i punti di vista diversi dal proprio, ad affrontare i problemi, a conoscere la condizione umana, ad imparare l'identità, a condividere le marginalità, a valorizzare le differenze. Una scuola che riesca a far capire che una società diversa, una società diversa da questa, una società migliore di questa, è evidentemente possibile. Allora mi vengono in mente, vorrei citare le parole di un grande pedagogista che ho avuto la fortuna, che molti di noi probabilmente hanno avuto la fortuna di conoscere, perché ha lavorato qui a Cesena, alla facoltà di Cesena, Alain Gousseau, carissimo amico del professor Andrea Canevaro, e lui diceva che questa scuola specchio concavo, specchio convesso della nostra società, occorre fare di questa scuola il luogo dell'utopia pedagogica. E io credo che questa sera Mauro ci ha dato una testimonianza bellissima di utopia pedagogica. E l'altro termine, l'altra modalità, l'altro tema di un prossimo incontro che mi piacerebbe che la scuola del gratuito organizzasse per il prossimo anno è la scuola vissuta, intesa come laboratorio di cittadinanza per realizzare questa utopia. Da ultimo, Jacques Delors, in un rapporto dell'UNESCO di qualche anno fa, afferma che scegliere un modello di educazione significa scegliere un modello di società. Anche di questo abbiamo discusso con Donerio Castellucci. In tutti i paesi europei, modello di scuola e modello di società non possono fare a meno dell'efficienza, dell'efficacia, dell'equità, dell'uguaglianza, della valorizzazione delle capacità. Il problema vero sta nel dosare questi ingredienti. E allora, a seconda di come dosiamo questi ingredienti, che probabilmente tutti ci vogliono in questa scuola, anche in questa nuova scuola, noi possiamo privilegiare una prospettiva liberistico-competitiva, la scuola di oggi, probabilmente, oppure invece una prospettiva più solidaristica, la scuola del gratuito, probabilmente. Un esempio, una domanda a cui non ha risposto se non in parte, quella della moneta circolare. Non sono sano, sono patologico, perché sono contento che la Regione Emilia Romagna, in particolare l'assessore Palma Costa, abbia scelto la città di Forlì insieme alla città di Valsamoggia vicino a Bologna. Valsamoggia ha presentato questa esperienza di moneta green, Librex e il circuito, sperimentato molto bene in Svizzera, in Sardegna, in Italia, e che già ha preso piede anche nella nostra realtà economica. E noi lo faremo a Forlì a metà marzo. Giovedì pomeriggio incontriamo l'assessore Palma Costa e definiremo la data in cui facciamo una presentazione formale e ufficiale al nostro sistema economico di questa moneta circolante. Dietro a quel tema della moneta circolante c'è proprio quel legame, quel ricostruire quella fiducia fra imprenditori, fiducia fra fornitore e produttore, fiducia fra cliente e committente. È un piccolo esempio, un piccolo passo, ma è lì che nascono le grandi scommesse e da lì che possiamo cambiare le nostre società e in particolare la nostra scuola. E mi piace citare le parole di un insegnante della scuola paritaria di Orzinuovi, se me lo sono appuntato bene quella sera, che ha fatto un bellissimo intervento dicendo in quella scuola si sperimenta la scuola del gratuito e concludeva
con una buona notizia, dicendo: l'utopia è possibile, ora nella nostra scuola alunni e insegnanti sono più felici. E ancora, la scuola deve recuperare la sua vocazione educativa. Siamo troppo orfani di paternità e di maternità oggi. Sono orfani i nostri figli, perché non siamo stati capaci di essere né padri né madri, bravi madri e bravi padri, ma siamo orfani noi stessi, probabilmente. Ha ragione, c'è un deficit educativo anche nostro, anche di noi adulti, non tanto dei giovani. Educere, lo sapete, no? Meglio di me, vuol dire portare fuori, ma non significa solo portare a luce il meglio, significa anche, in un certo senso, portare alla luce il peggio. Vedi la storia di Gandhi e di suo padre, quello è l'esempio di cos'è l'educazione. Perché portare a luce il peggio vuol dire disinnescarlo. Se un bambino vive la rabbia o vive il dolore o vive l'invidia, è inutile che tu gli fai le prediche sul rispetto. La miglior forma di insegnamento è l'esempio. Che esempio ha dato il padre a Gandhi? Nessun ribrotto, nessuna predica, l'esempio. Quell'esempio gli è rimasto a Gandhi per sempre, per tutta la vita. Ecco, allora il sentimento, l'insegnamento migliore nel rapporto padre, madre, figlio, figlia, maestro, prof, con i propri discenti, è l'ascolto. Ascoltare profondamente l'altro. Per poterlo educare, per poterlo istruire, per poterlo formare, occorre ascoltarlo attentamente fino nel profondo. E ancora, educare, verbo delicato. L'educazione è un'esperienza di equilibrio e di saggezza. Richiede a tutti di saper condurre all'armonia e saper plasmare il cuore dei giovani tra i limiti e gli orizzonti. Viviamo in una società in assenza di confini, tutto è permesso, e in assenza di orizzonti, niente è possibile. L'educazione non è neutra, ma è o positiva o negativa, o arricchisce o impoverisce, o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla, può spezzarla, può frantumarla. Diceva l'atleta Yuri Keki: è sempre più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Ecco, questa è la sfida oggi della nuova scuola, creare questa armonia fra il limite e l'orizzonte. E da ultimo, educare, abbiamo ripetuto anche questo nel primo ciclo di incontri, riprendendo sempre, voi sapete che ciascuno di noi ha i suoi miti, Mauro c'ha Gandhi e tanti altri, io c'ho Jacques Maritain, umanesimo integrale. No, ma ho visto che lo citavi fra, cioè non l'hai citato direttamente, ma fra le tue cose che hai detto, Jacques Maritain, umanesimo integrale. Oggi c'è bisogno, in questo mondo dove c'è una forte innovazione tecnologica, in questo mondo dell'industria 4.0, noi abbiamo necessità di un nuovo umanesimo, perché l'umanesimo ci dà le chiavi di lettura per affrontare le grandi paure del nostro secolo: la paura dei migranti, la paura del terrorismo, la paura dell'industria 4.0, le tre grandi paure che come spettri si aggirano nel mondo intero. E dicevamo, in quella magnifica serata abbiamo ripreso le parole di 20 anni fa nell'educazione un tesoro di Jacques Delors, che definiva i 4 pilastri dell'educazione: imparare a conoscere, imparare a fare, imparare a vivere insieme e imparare ad essere. Non li approfondisco perché l'abbiamo fatto allora, aggiungiamo questa sera, e ho concluso, che educare in fondo, diciamolo in modo delicato, è imparare ad amare. E vorrei citare il versetto 210 di un libro che a me ha lasciato un segno indelebile, a me che sono ateo praticante, che sono non credente, che è questa bellissima enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, che al versetto 210 pone il pilastro fondamentale dell'educazione, almeno per me che sono malato, per me che sono patologico. Educare in fondo
diciamolo in modo delicato, è imparare ad amare se stessi, imparare ad amare gli altri, la famiglia, la comunità, la società, imparare ad amare il mondo, la natura, l'ambiente, il creato, la casa comune, imparare ad amare la spiritualità, Dio per chi crede. Ecco, sono gli itinerari pedagogici di un'etica ecologica, come la chiama Papa Francesco, ma non coercitiva, ma umanista, un nuovo umanesimo appunto che fornisca quelle chiavi di lettura per interpretare e quindi amare noi stessi, gli altri, il mondo. Ecco, non sono sano, sono patologico. In questi incontri non sono guarito, ma sicuramente ho iniziato a curarmi. Grazie. Grazie. Dico in un minuto dico due cose. La prima, un grande grazie a Mauro, che come avete visto è un fuoriclasse e credo che abbia dato una sintesi di tantissimi argomenti, di tantissimi spunti, ma non credo che ascoltando una volta Mauro si possa capire tutto il risveglio che lui vuole dare, vuole trasmettere. Penso che sia importante guardarlo anche nei suoi video, seguirlo attraverso quello che lui dà, perché credo che è un vero maestro, perché quello che sa non lo tiene per sé ma lo mette a disposizione per tutti e non ci lucra sopra ma ha a cuore il bene comune. Quindi un grazie davvero a Mauro per essere qui con noi, se è stato. E volevo anche dire una cosa a Lubiano. Intanto un grazie, e considero il tuo intervento una lettera che tu ci scrivi a noi come comunità. Quindi una lettera dove sento che ci sono delle riflessioni e credo che hai colto bene quello che noi volevamo portare attraverso questi incontri. La tua presenza per noi è stata importante perché noi non vogliamo creare un modello di scuola alternativa alla scuola, noi vogliamo creare la scuola, e quindi è importante che il comune sia qui. È importante che quello che tu rappresenti oggi sei qui, perché insieme vogliamo fare questo percorso, questo cammino che non si ferma con oggi. Quindi colgo tutte le tue proposte e le trasformeremo in incontri, le trasformeremo in laboratorio, come tu ci hai detto, perché il desiderio della nostra comunità è non fermare attraverso questi 4 incontri, ma di andare avanti, di lavorare insieme per approfondire, per ragionare e per educarci, ma anche per trasformarci. E credo che questa sera andiamo a casa un po' con questa chiave, che educare prima di tutto significa educare noi stessi, e quindi parte da dentro di noi la vera educazione che poi può trasformare il mondo. Per cui ecco, così, grazie anche a tutti voi che siete qui, e sicuramente ci rivedremo e sicuramente vi riproporremo altri momenti di incontro e di riflessione. Grazie, buona serata. Grazie.